Seconda parte di calcio.basket, allora come detto promozione eccellenza e Serie D, ormai lo sapete in questa seconda parte di trasmissione, ancora ben trovato il nostro Attilio Fabbri ovviamente. Buonasera. Al suo fianco un grande ex Rimini, adesso centrocampista della Recanatese, Francesco Lunardini. Buonasera Francesco. Buonasera a voi. È un piacere rivederti qui a calcio.basket in una fascia di solito inconsueta per te, ma poi ti farò parlare anche di questa promozione del Rimini, insomma so che hai seguito e segui sempre le vicende dei biancorossi. Abbiamo un bel centrocampo perché abbiamo anche il centrocampista del Reda, Marco Oliva. Buonasera Marco. Buonasera. E poi abbiamo il direttore sportivo del Ronco e del Vice, Giovanni Alcerati. Buonasera. Ciao a tutti. E bentornato. E iniziamo in questo caso dalla Serie D, da questa vostra vittoria, 4-1 sul campo della Vastese. Francesco, sicuramente una vittoria bella, consistente anche nel punteggio. Sì, diciamo che abbiamo conquistato i 3 punti che mancavano alla salvezza matematica, quindi è stata una cavalcata diciamo trionfale da dicembre in poi, perché insomma a dicembre è stata rivoluzionata completamente la squadra, siamo arrivati in 11 giocatori se non sbaglio. E fino a dicembre erano stati fatti 8 punti e invece nel girone di ritorno ne abbiamo fatti, siamo arrivati a 43, quindi insomma più di 30, 35, più di 30 punti se non sbaglio, siamo la squadra che ha fatto più punti nel girone di ritorno, quindi sicuramente gli innesti sono stati validi, perché insomma è arrivata gente anche come Pera, come Nicolo Olivieri, come Giuliano Falco, Alex Nodari, io compreso, quindi abbiamo cercato di tirar fuori la Recanatese dalle zone insomma sabbiose e mobili della classifica e ci siamo riusciti, quindi siamo veramente molto contenti. Tra l'altro anche con qualche scalpo eccellente per te e anche per Pera da ex, perché qualche settimana fa avete battuto anche il Matelica, che si è ripresa la vetta. Esatto, domenica scorsa diciamo che le abbiamo fatto uno sgambetto di quelli importanti e niente, diciamo che a noi più che altro servivano punti per arrivare quanto prima alla salvezza. Poi fortunatamente per il Matelica ieri c'è stato un nuovo ribaltone, perché la Vispesa non è riuscita a vincere in casa con il Campobasso e quindi la classifica si è ribaltata nuovamente e ora a una giornata dal termine chissà cosa potrà succedere, quindi però comunque esatto abbiamo, però adesso abbiamo fatto è ripassato tutto nelle mani del Matelica, esatto, diciamo. Esatto, sì. Io detto, settimane fa invece sono passati solo 8 giorni, guarda come passa il tempo, esatto. dallo sgambetto al Matelica. Marco, nel vostro caso 3-0 sul campo del Reno, rete di Ferrarese al 7°, Vespio al 25° e Monti su rigore al 25° della ripresa. Mi confermi innanzitutto i marcatori, perché sì, poi sì, ogni sì, tanto sì. Che partita è stata? È stata una partita fra due squadre che diciamo una, l'Areno, si giocava tanto e si è nel lotto ancora per il play-out e quindi ha giocato una partita contratta e sicuramente nel girone di ritorno, per causa insomma di quello che è successo a Rispoli, hanno comunque perso tanti punti, hanno fatto pochi punti e quindi ho visto proprio una squadra giù di tono, giù di morale. E noi diciamo abbiamo fatto una partita senza cercare il risultato con insistenza, perché tanto non ci diceva niente, abbiamo fatto la nostra partita, è venuto fuori un 3-0 tranquillo, quasi un dispiacere insomma, anzi, perché ho visto dall'altra parte una squadra scoraggiata, una squadra un po' giù proprio di tono e dispiace, perché comunque dai, buttano via un campionato fatto bene fino nel girone d'andata. Per voi 51 punti, siete soddisfatti? Allora, le ambizioni di inizio anno per la società erano di salvarsi. Personalmente abbiamo un'ottima squadra, secondo me potevamo fare qualcosina in più. Poi è anche vero che siamo partiti non benissimo nelle prime 7 giornate, abbiamo raccolto 6 punti e poi col cambio di allenatore ci siamo riassestati, ci siamo conosciuti anche perché eravamo in tanti nuovi e abbiamo fatto un giro di andata importante dopo quelle prime 7 giornate. E fino anche a poche giornate fa eravamo la squadra con più punti nel girone, cioè dal cambio di allenatore in poi. E poi alla fine diciamo, ci ha dato male diciamo, gli scontri diretti in cui abbiamo perso col Ronco e poi il DS lo dirà immeritatamente. Abbiamo perso la Cattolica. Forse lo dirà, non so se. No, lo dirà. Siamo in macchina insieme, lo deve dire. Ah, non lo sapete se non lo dice. Di chi è la macchina? La sua, però. Ah, c'è una sorta di. Insomma. col Cattolica abbiamo perso immeritatamente lì da loro e col Cotignola anche lì non meritavamo di perdere, diciamo che sono state 3 partite che ci hanno segnato il finale di stagione. Allora parto con Giovanni, il direttore, giusto?
Troppo lontano, non me la ricordo bene la partita. Non te la ricordi. Invece per voi, a proposito di Cattolica, sgambetto alla capolista, che chiaramente adesso stanno festeggiando, quindi non è più, diciamo, tignosa come prima di centrare il risultato, però ricordiamo che la settimana precedente aveva pareggiato con il Cotignola, quindi vuol dire che non sta, come del resto ha sempre detto Mister Giorgio anche qui a calcio.basket, non sta regalando niente a nessuno. No, non sta regalando niente a nessuno, anche perché una squadra che quando gioca in trasferta a campionato vinto ha 100 o quelli che sono tifosi al seguito, non può regalare niente per rispetto di un pubblico che non c'è, non solo in promozione, non c'è in eccellenza e neanche in tante serie D. Per il resto, sesta vittoria consecutiva dell'Elenco, prima volta che succede nella storia della società, prima volta che fa 62 punti nel campionato di promozione, prima volta che matematicamente, ma questo già dalla scorsa giornata, è ai playoff di promozione. Quindi sicuramente un periodo molto bello e di cui il merito è tutto dei ragazzi, dello staff e anche della società. Adesso c'è l'ultima partita col Bellaria, giocano Del Duca a Cotignola e vediamo quale sarà il nostro piazzamento finale in classifica. Ecco, poi torneremo per vedere un po' che cosa potrà succedere alla fine in quest'ultima giornata, anche per quanto riguarda sia la conquista dei playoff che gli accoppiamenti, insomma nei playoff. Per quanto riguarda la vostra sfida, Spadaro su rigore al quarto d'ora, Antoniaccio al 25esimo delle riprese, poi Pasolini su rigore al 31esimo, sempre la seconda frazione, invece per il Cattolica. Insomma, non ti devo dire se siete soddisfatti di quanto fatto, perché mi hai appena annunciato dei record che sicuramente fanno entrare questa annata nella storia del Ronca e del Vice. Beh, sono dei dati oggettivi, sono dei dati oggettivi i 17 gol di Spadaro e i 7 di Michele, da difensore centrale qual è, che sono un bel traguardo in primis per lui, anche se lui è sempre stato abituato a giocare in categorie sicuramente superiori. No, per quanto riguarda la società è stato un anno un po' particolare, siamo partiti molto bene, 3 vittorie nelle prime 3 giornate, poi un periodo di calo, poi una certa altalena di risultati e poi con l'arrivo di Montalti un girone di ritorno molto molto importante, 35 punti nel girone di ritorno più l'ultima partita da giocare, quindi per quello che può valere il dato statistico una proiezione sul campionato intero ad un punteggio sicuramente importante. Ripeto, 6 vittorie consecutive, sicuramente qualche partita dove abbiamo buttato via, dove abbiamo lasciato per strada dei punti per degli incidenti di percorso, però ripeto, globalmente a una giornata dalla fine, senza sapere come andrà questa giornata e i playoff, penso una bella annata per la società e che il merito sia di tutti. Non dimentichiamo che quest'estate al calcio mercato io ho detto le favorite Cattolica e Ronco. La dimostrazione è che dopo è venuto fuori il Cotignola e loro hanno perso dei punti, ma loro erano una squadra come il Cattolica che dovevano lottare per il primo posto fino alla fine. E in effetti, insomma, adesso poi vedremo tra poco che cosa potrà succedere l'ultima giornata, ma potrebbero addirittura chiudere in seconda posizione, insomma, ci sono delle buone possibilità, adesso poi vedremo. Prima partiamo però dai risultati. I secondi possono giocarsela nei playoff. Certo, in ogni caso. Andiamo a vedere proprio i risultati del campionato di promozione, iniziamo proprio da qui, anche perché insomma abbiamo 2 ospiti coinvolti direttamente, andiamo a vedere innanzitutto se c'è qualche risultato che ti abbia sorpreso, Attilio, e poi andiamo a vedere e a ragionare un po' sulla classifica per capire che cosa potrà accadere nell'ultimo turno. No, forse il Cava vincere Igea Marina, ma ormai l'Igea Marina è salva, il Cattolica ha giocato con loro, non regala niente a nessuno, ha fatto la sua partita anche ieri, il Tropico Coriano che vincendo, il risultato sorpresa è il Tolkunk che ha pareggiato in casa dell'ultimo in classifica, Tolkunk che io l'ho visto contro di loro quel giorno già un po' confiato col fiatone, diciamo, e ieri pareggiare in casa dell'ultimo ha buttato via dei punti e adesso a me con la vittoria del Coriano, la vittoria del Pietracuta si sono riaperti i playoff, il Tolkunk domenica c'ha lo scontro proprio col Coriano, è uno scontro che non deve assolutamente perdere perché altrimenti addio playoff, un Tolkunk che ha sempre lottato, non aveva problemi di playoff, quindi ultimamente nelle ultime 2-3 partite si è messo in difficoltà
tutta la squadra, tutta la società, perché erano convinti dei playoff e invece devono stare attenti, guardarsi alle spalle, e domenica è una partita molto molto importante. Allora, un dato, diciamo, quasi più di colore statistico, sì, definiamo come vogliamo, nel 12-0 del Cotignola sul Bellaria. Ma questo ormai non 7 gol, sì, no, però sì, 7 gol con 5 gol in 10 minuti, sì, e poi altri 2 di Basdari, sicuramente gli vanno fatti, insomma, i complimenti, e sicuramente fa un bel salto anche ulteriore nella classifica marcatore, dove già si sta comportando allora, benissimo. Diciamo, però insomma, 7 gol in una partita sono storici. Con il Bellaria che non ha più niente da chiedere, giocatori che vanno a giocare giusto per mettere la presenza in campo, può succedere queste cose. Può succedere, però rimane una prestazione, sì, diciamo, a livello realizzativo sicuramente, sì, da ricordare. Se lo ricorderà per tutta la vita. 7 gol, credo che gol in una partita, insomma, molti non li faranno neanche, no, in due carriere, non in una. Allora andiamo a vedere proprio la parte alta della classifica con il nostro Matteo Munaretto, sempre del campionato di promozione al girone D, per vedere che cosa potrà succedere, perché qui abbiamo ovviamente già il verdetto del Cattolica promosso, sì, ed è a quota 70. Però dopo abbiamo del Duca di Bella 64, Cotignola 63, Ronco 62, Torconca e Pietracuta 58 e Tropical Coriano 57. Ora, che cosa potrà succedere? Abbiamo il Pietracuta che è quinto a pari punti, come detto, con il Torconca, e all'ultima sul campo del Cava. Il Tropical dovrà vincere, cercare di vincere sul campo del Torconca e sperare che il Pietracuta a sua volta non vinca. Non vinca. Torconca che ha gli scontri favorevoli con il, sì, Pietracuta, quindi c'è questo, sì. No, ce li ha il Pietracuta, dovrebbe aver fatto una vittoria e un pareggio. A me risulta una vittoria del Torconca, però andiamo a verificare, perché nella ricerca che avevamo fatto mi risulta così, però la verifichiamo al volo. Quindi insomma la domanda è: che cosa succederà per quanto riguarda l'ultimo posto? È da decidere tutto domenica, tutte nello stesso orario, tutte se la giocano. Beh, lì la contemporaneità, sì, ci deve essere per forza, perché no, ma parte che, e poi c'è uno scontro diretto, c'è tutti gli scontri diretti, quindi dopo i 90 minuti si vedrà, sono tutte lì, tutte da giocare, tutte, non puoi dire vince quella, vince quell'altra. Chi ha la possibilità, chi c'ha più fiato, chi c'ha più squadra, chi c'ha più voglia di vincere, chi c'ha più... è una lotta, ci vuole anche un po' di fortuna in questi casi, e domenica sarà decisivo per tutti, quindi bellissimo, bellissimo. Il finale di stagione è sicuramente molto, molto interessante, insomma, anche per, sì, per capire questo. Che allora, si giocano ancora tutto. Io ho praticamente il Torconca, che ha vinto 2-1 al ritorno a Pietracuta, questo da tuttocampo.net, ed era quello appunto che avevo visto anche nel pomeriggio, quindi Torconca che, se non c'è un errore, tuttocampo.it, se non c'è un errore, ma credo non ci sia, perché insomma sarebbe, ormai sono passate diverse giornate, e come dicevamo, insomma, quindi una situazione abbastanza complicata, complicata. Per capire bene. Però c'è anche quella parte alta lì della quella parte ancora più alta, più della alta classifica, perché qui stiamo parlando sempre di prime posizioni, perché qui del ci Duca. Sarà del Duca Cotignola, che sarà una sfida interessante, perché in caso di pareggio e contemporanea vittoria potreste chiudere addirittura al secondo posto. E voi giocherete con il Bellaria, che insomma abbiamo visto prendere 12 gol. Non dico quasi tutte domenica, ma ultimamente ne prende, insomma, se non sono 12 siamo lì. Sì, in caso di nostra vittoria chiudiamo al terzo posto, dietro chi vince lo scontro diretto fra del Duca e Cotignola, o al secondo posto nel caso la partita finisca in pareggio. Eh già, quindi perché ciò male che vada, vincere comunque. Certo, dovete vincere, chiaramente bisogna sempre giocarle, perché non si sa mai, però ci sono tutti i presupposti, diciamo, perché la possiate portare a casa. Diciamo però che, male che vada, dovreste chiudere al terzo posto, e in caso, no, si dovesse mettere bene anche sull'altro campo, nello scontro diretto, addirittura in seconda, sì, posizione. E Attilio, che trama intricata. È bellissimo, vediamo, guarda, è un campionato bellissimo, fino alla fine non si sa ancora chi va nei playoff.
fino, cioè non sappiamo chi va nei playoff e con che griglia. Che griglia, perché qui potrebbe essere anche la griglia è importante, perché giochi in casa la partita, certo, certo. Vuol dire davvero interessante. Qui chiedo a, a Marco, che è fuori insomma da, dai giochi, che però chiaramente ha visto ed è stato protagonista di questo campionato, quali sono le tue favorite in ottica playoff? Innanzitutto, chi li gioca secondo te e qual è la tua favorita? Allora, favorita è sempre difficile dirlo, perché per esempio io a Castrocaro 2 anni fa abbiamo vinto il playoff arrivandoci proprio di volata, e una condizione atletica ottima e soprattutto mentale, venivamo da 5 vittorie, ci ha portato ad avere forse qualcosina in più degli altri, e perché probabilmente Riccione era superiore a noi in quel campionato, e quindi chi vince secondo me è sempre difficile dirlo. Il playoff è tutto un altro campionato, sì. Quando arrivi il playoff, per come li ho vissuti io, sì, sì. E sicuramente il Ronco è una corazzata per la categoria, questo è fuori dubbio, e sulla carta si può dire che loro sono i favoriti, però come dicevo prima non si può dire, poi le partite si possono mettere male, dopo, come poi è successo con noi, dopo 5 minuti espulsione del loro giocatore, tutta la partita in finale con Riccione, tutta la partita in 10, quindi è difficile. E idem vale per chi ci va ai playoff, sull'ultima giornata, anche lì gioca molto la tensione, gioca molto la condizione atletica, che comunque inizia a venire fuori il caldo, e quindi chi non sta bene le paga adesso, la condizione atletica. Eh sì, bisogna esatto, vedere, in effetti, molto. Come ci si arriva, si no? Arriva. Mentalmente e fisicamente. Andiamo a vedere il campionato d'eccellenza, perché insomma questo è un campionato che ha il suo verdetto principe. Facciamo i complimenti alla Sevignanese, che ha vinto il campionato meritatamente, è sempre stata in testa al campionato, quindi io glielo ho già fatto oggi personalmente. È anche il classe che è matematicamente il secondo posto e si gioca ai playoff con le seconde. Quindi due squadre che hanno lottato fino alla fine e hanno portato a casa il risultato che volevano. Ambedue meritavano la vittoria finale, perché sono due delle squadre, hanno lottato per tutto il campionato, purtroppo una vince e l'altra arriva seconda, adesso se le giocheranno. Diciamo che nel complesso ha meritato quel pochettino in più, no? La Sevignanese, che alla fine insomma ha meritatamente centrato questo successo. Esatto. Tra l'altro insomma una società che insomma non dobbiamo dire, lo ricorriamo anche a calcio d'estate tutti gli anni, sì. 15ª stagione in giallo-blu per Oscar Farnetti, la 13ª di fila, insomma credo che sia quasi un unicum rispetto, più che una rarità, una cosa unica in effetti. Presenti anche nei momenti che andavano male, mai cambiato il pensare, non assolutamente, quindi mai è più un dirigente che un allenatore della società, perché Farnetti lo conosciamo, è bravo, certo, e cosa, ma anche come dirigente, non solo come allenatore, a tenere tutta la società lì, ha fatto un bel lavoro, e stare 15 anni in una società non è poco. Già. Facciamo i complimenti ovviamente al presidente Marco Marconi, a tutto lo staff dirigenziale, tecnico, a tutti i giocatori, all'amico Alfredo Cardinale, ecco. Anche amico di Francesco Lunardini, compagno compagno di centrocampo di Francesco. È stato un anno buono per gli ex Rimini, perché Brighi, i tre fratelli hanno vinto tutti e tre il campionato. Vedi, in questo caso Marco, che ho visto ieri, ha gettato le stampelle per andare, sì, ad abbracciare i suoi compagni. Lunardini ha portato in salvo i Recanati, che non nessuno davano niente, ex Rimini. Gardinale, secondo allenatore, ha vinto il campionato, quindi per gli ex Rimini è stato un buon anno quest'anno. Meno male. Tutti ex Rimini, tutti. Brighi l'altro ha vinto il campionato con l'Empoli, quindi... Sì. Matteo tutti, Brighi. Sì, esatto. Quindi è stato un anno per gli ex Rimini, tutti. Sì, in particolare la famiglia Brighi ha fatto proprio l'unplane. Tutto l'unplane. No, tutti e tre sono riusciti a centrare la promozione, però in effetti anche tanti altri ex si sono comportati ottimamente. Tutti bene. Volevo ricordare, insomma, 500 persone al Capani, quindi sicuramente sì, tanta gente, presenti anche il sindaco Filippo Giovannini, il vice sindaco Nicola Della Pasqua, e volevo anche ricordare la maglietta celebrativa che cita davanti. Sì. La prima volta non si dimentica mai, con la D maiuscola, sì, e ci sta. E poi dietro invece, nella parte dietro, Veni, Vidi, con la D maiuscola ovviamente, e Vici, che è abbastanza significativa perché è la frase di Giulio Cesare, sì, che attraversò proprio il Rubicone no? Quindi una frase anche storica per un'impresa storica, esatto, della Savignanese. E adesso qui questi playoff, classe Gran Amica. Classe Gran Amica, si giocheranno no. Qui non è classe Gran Amica, sì.
qui vanno no, direttamente. Le seconde, no, 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 non ci sono i più. No, solo la seconda, ragione, qui la seconda va con gli altri gironi, le altre seconde, la seconda quindi regionale, non è classe sì. che è nemica. C'è, quindi solo il classe. C'è solo il classe. Ci che sono è matematicamente nei playoff. Ci sono già le retrocessioni, quindi è retrocesso San Pietro in Vincoli, Russi e San Lazzaro. Ci saranno i play-out Cervia e Massa Lombarda, però sì. bisogna aspettare domenica, perché il San Primo ha solo un punto in più, quindi se, le partite di domenica saranno molto importanti per giocarsi i play-out. Una squadra se, come adesso è il San Primo che è già salvo, però c'è ancora una partita da giocarsi domenica e lì si giocano lo scontro o Cervia Massa Lombarda o Cervia San Primo o Massa Lombarda San Primo. Benissimo, andiamo al campionato di Serie D, girone F. Quindi qui l'ho detto prima, facciamo i complimenti a San Lazzaro che nonostante le difficoltà certo. ha portato in porto il campionato diverso di altre squadre. Sì, soprattutto ai ragazzi, ai ragazzi che si sono spesi tanto sì. non era facile, quindi soprattutto i giocatori. Senza società, senza dirigenti, a chi li ha accompagnati, senza, niente, senza allenatore, hanno fatto anche troppo. E andiamo a vedere la Serie D, girone F, perché qui invece c'è un San Marino che ormai ha chiuso insomma la sua stagione. Ha chiuso la sua stagione peggio che poteva, perché ha perso un sacco di partite in casa e lì gli hanno fruttato i playoff. E qui c'è Francesco che le ha incontrati, ma io non mi aspettavo un San Marino così deludente a perdere tutte quelle partite in casa. Pensare che fuori casa faceva risultati, in casa perdeva. Addirittura quando l'ultimo in classifica a perdere in casa è stato il colmo. Cosa ne pensi? Ah, niente, penso che purtroppo anche noi li abbiamo incontrati in casa nostra e è stata una partita stranissima. Abbiamo perso 4-1 in casa, che il primo tempo poteva finire. Era stato espulso il loro portiere, stava 1-0 per noi, abbiamo avuto 3-4 occasioni, non si è riusciti a buttarla dentro. Poi nel secondo tempo sono stato espulso io, sono successe tante cose e la partita l'hanno vinta loro 1-4, quindi fuori casa hanno avuto un ruolino di marcia impressionante, poi in casa hanno perso contro anche nostri concorrenti, sì. tipo il Nero Stellati che era già retrocesso, hanno perso. Sì. Hanno perso con l'Agnonese, col Monticelli, adesso Monticelli magari hanno pareggiato, però con la Jesina, insomma hanno perso tanti punti con le squadre di bassa classifica e si sono giocati la possibilità di andare ai playoff, visto che erano una squadra che a mio modo di vedere sulla carta era stata costruita per stare nei piani alti e secondo me era stata costruita nell'intento e nella speranza che disputasse il girone D, quello del Rimini, e secondo me avrebbe avuto molte più chance di arrivare in testa alla classifica in un girone diciamo un pochettino diverso rispetto a quello marchigiano. Anche se devo dire qua c'è l'anomalia del fatto che giocando su campi caldi come sono quelli di questo girone, il girone F, praticamente di fatto abbiano buttato via i playoff invece nelle partite in casa, certo, in quella in trasferta, esatto, dove invece sì. magari si poteva mettere in preventivo qualche difficoltà maggiore, no? Certo, sì, diciamo che sì, fuori casa nel girone F ci sono campi diciamo molto caldi, ma diciamo che anche le squadre di bassa classifica te la fanno sudare, ecco, quindi. Invece ho notato magari che nel girone D c'è molta differenza tra quelle diciamo anonime sì. e quelle che si salvano rispetto a quelle dei playoff. Ecco, io ho notato magari anche nel periodo dove ero ancora a casa, insomma fino a novembre, avevo visto un paio di partite del Rimini, avevo notato questa differenza che le squadre insomma di bassa classifica diciamo che hanno poca qualità. E tanti giovani e magari questo diciamo nel girone F non capita, ecco, quindi per esempio ieri il Nero Stellati che è già retrocesso ha fatto pareggiare l'Agnonese e li hanno obbligati a disputare i play-out, se invece si avessero vinto, nel caso avessero vinto l'Agnonese insomma sarebbero già sarebbe fuori stato dai play-out, quindi questo fa capire che è un girone molto equilibrato e qui il San Marino purtroppo non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo. Tra l'altro oggi segnalo una missiva del Nucleo 2000, una lettera aperta al presidente della Federazione Sammarinese Gioco Calcio, giù le mani dal San Marino Calcio, così si intitola, vi lascio immaginare, insomma poi dentro più volte chiedono le dimissioni appunto del presidente della Federazione Sammarinese, ve la lascio leggere se volete sul nostro sito newsrimini.it dove abbiamo pubblicato solo alcune parti, alcuni brani appunto di questa lettera aperte insomma per difendere un po' il San Marino Calcio dopo alcune dichiarazioni che non sono piaciute agli ultra della squadra biancazzurra. Andiamo nel girone D, qui facciamo proprio una
una toccata e fuga sì, qui ormai Attilio, è già finito. Il Milan qui... ha vinto, l'Imolese ieri ha pareggiato 10 punti in più, l'Imolese adesso dovrà giocarsi gli spareggi, quindi c'è stata la vittoria del Forlì ieri, una bella vittoria che adesso si giocherà anche loro nei playoff. La San Maurese ha perso in casa, Romagna Centro ha fatto un bellissimo campionato, non c'è più niente da dire, l'abbiamo detto tante volte, ormai manca una giornata alla fine, quindi i verdetti sono già fatti, poi dopo ne parlerete dopo di questo. Certo, però prima di diciamo di passare, di tornare a passare al prossimo turno, con ovviamente Francesco che oltre ad essere un grande ex, è anche cresciuto nel settore giovanile del Rimini, ce l'ha cucita addosso insomma con la maglia a scacchi. Che effetto ti fa rivedere Rimini tra i professionisti, Francesco? Ma mi fa molto piacere perché, come tu hai detto, insomma, io sono cresciuto e nato nella Rimini Calcio, quindi sono veramente contento che Rimini come città possa avere la squadra tra i professionisti dopo soprattutto il fallimento di due stagioni fa, quindi oltretutto si erano salvati sul campo, quindi è stato un dispiacere che nessun imprenditore serio insomma prendesse la squadra e scrivesse insomma eccetera eccetera, quindi bisogna fare i complimenti secondo me alla società che è ripartita passo dall'eccellenza passo dopo passo, passettino dopo passettino insomma sono riusciti a costruire qualcosa di importante, forse penso anche di inaspettato anche dal loro punto di vista, perché adesso magari mi smentiranno, però non credo che anche loro pensavano di vincere così velocemente due campionati, però gli va dato merito perché comunque le scelte che hanno fatto sono state tutte giuste e quindi sono sulla strada buona, ecco. Ecco, più volte abbiamo sentito dei rumors di mercato che ti hanno avvicinato ti hanno riavvicinato al biancorosso. Quante volte sei stato vicino a rivestirla quella maglia? Ma onestamente solamente due anni fa quando Rimini è ripartito, nel senso che quando sono ripartiti dall'iscrizione in eccellenza sono stato a parlare con la dirigenza e in quel momento storico abbiamo capito entrambi che non era il momento giusto, perché io avevo anche richieste dai professionisti sempre al sud, dove non sono mai andato per motivi legati alla famiglia, per vedere crescere i miei figli, stare vicino a mia moglie, quindi ho declinato quelle offerte, però in quel momento avevo insomma offerte diciamo di categoria superiore e anche loro lo hanno capito e avevamo detto che ne avremmo riparlato, poi a parte quell'episodio lì comunque dopo non sono più stato contattato, quindi i rumors sono rimasti rumors e, però, potrebbe essere l'occasione buona adesso, no? Tornando adesso tra i professionisti. Insomma un Francesco Lunardini che è anche stato in Serie A insomma a Rimini proprio diciamo male male non farebbe diciamo, mettiamola che, così visto che sicuramente piacerebbe, però diciamo che le cose devono essere insomma bisogna essere voluti in dalla due. Società quindi certo. Io ci posso sperare, però comunque come ho sempre fatto nella mia carriera devo essere anche molto realista e vedere le opportunità che mi si presenteranno, se sarà quella del Rimini sarò molto più che contento di accettarla o parlarne comunque, in alternativa ripeto farò come sempre che andrò dove sarò ben voluto, ecco. Andiamo con qualche messaggio. Ciao a tutti, anche noi presenti ieri a Romeo Neri, complimenti per la festa, ma sempre comunque grande fiericione, da Michael Pulcini 2006. Ah bene, c'era anche Michael, chissà se ha tirato i rigori anche, avrà tirato i rigori, era più sardo, figurati, sì, sarà sceso in campo. Vediamo questa. Volevo sapere da Attilio se l'ha ancora qualche possibilità di saltare la promozione e arrivare direttamente in eccellenza marchigiana. Ma qui io non posso dire se ha le possibilità, qui dipende dalla Lega Marchigiana, da Ancona che ha fallito, dove la vogliono inserire. I Rimini l'hanno inserita in eccellenza, è una città che secondo merita. Me sì. Però è una società, una città molto buona. Gira la voce che vorrebbero comprare il titolo di una squadra già presente in eccellenza per saltare la promozione. In un modo o nell'altro, sì. Insomma, secondo me alla fine ce la faranno. Allora, leggiamo questa velocemente. Cosa ne pensate del Duca Ribelle che è in fase positiva da 15 giornate con 11 vittorie e 4 pareggi? Sì, il Duca Ribelle è una squadra molto costruita per vincere il campionato, anche loro molto forti, adesso sono in serie positiva, ma adesso che viene il bello, adesso che non devono mollare. Poi praticamente ti chiedevano Attilio per la pioggia, se avevi portato la pioggia a Sant'Ermete, adesso dov'è? L'ho perso in questo momento. Eccolo qua. Sì, Attilio, ieri sera ieri a Sant'Ermete hai portato la pioggia, alla fine. Alla fine però. Due partite avevi, ma poi che ci dici di sabato sera a Coriano?
Cosa hai fatto sabato sera a Coriano? Clamoroso, sabato sera sono andato a Simoncelli Day a Coriano. C'era uno spettacolo di Radio DJ e di Zeli, che è un comico. Casualità, a fine partita, non io chiedo l'autografo a lui, è venuto giù lui da me, in mezzo al pubblico, mi ha dato la sua fotografia col DJ, dice, ma io lei la vedo a Icoro TV. Non ci posso credere. Presente testimoni qui. Quindi è lui che ti ha chiesto l'autografo? Sì. No, ma ha fatto l'autografo a lui perché mi ha riconosciuto che mi vedeva su Icoro TV. No, credeva di tutto, te l'avessi chiesto, sembrava una cosa... No, ma ha fatto l'autografo a lui con dedica... Bello però. Personale, bello perché avete lo vedo sempre a Icoro TV. Bellissimo. Una soddisfazione. Davvero, davvero. Francesco, la vostra prossima con il Pineto 0-0 andata, non te ne faccio parlare, ma invece faccio parlare a Marco del prossimo impegno a Gambettola, superato 3-0 l'andata. Diciamo che è la partita che, in cui noi ci giochiamo l'ottavo posto con loro e come dicevo prima varranno le motivazioni, lo spirito con cui si affronterà la partita. Diciamo che per me personalmente le partite sono tutte belle da giocare, tutte da vincere e quindi io vado per vincere, poi dopo vediamo cosa succede. Abbiamo già detto Giovanni, voi con Bellaria. Il Bellaria sulla carta, insomma una partita non difficile dobbiamo dire perché così poi dopo il campo darà il suo verdetto, però sempre con l'orecchio anche teso a quanto accade lì nel big match tra Del Duca e Cotignola. Almeno per sapere un po' la griglia playoff, no? Visto che ormai ci siete. Sì, però le formazioni che sono in lista per i playoff sono grosso modo dello stesso livello. A me è sembrato un campionato molto equilibrato. Io non ti saprei dire se preferisco giocare col Del Duca, col Cotignola in casa, fuori o con il Pietracuta o con chi sarà la quinta classificata. Sono squadre molto equilibrate. Noi abbiamo avuto più problemi sinceramente con le squadre di medio-bassa classifica, perché se si vanno a vedere gli scontri diretti, a parte con il Pietracuta, li abbiamo a favore con tutte le altre squadre in lotta per i playoff. Quindi noi pensiamo a lavorare bene sul campo come stiamo facendo, come sta facendo lo staff, come stanno facendo i ragazzi e anche alcuni ragazzi che vengono dalla Juniores non hanno continuità, però ci portano positività, vengono a allenarsi, aiutano a mantenere il livello alto dell'allenamento e questo è quello che mi importa. Poi quello che succede sull'altro campo, con chi giocheremo, lo vedremo. Tanto i playoff, essendo una partita secca, ha una grande incidenza l'episodio, quello che può essere l'episodio in campo, la valutazione arbitrale, perché uno può fare tutti i ragionamenti, tutti i conti che vuole, poi dopo 5 minuti ha rigore, espulsione, contro e cambia, ti incide tutto. La partita, ti incide sulla partita. Quindi. Stai pensando a Koulibaly di ieri? No, stavo pensando a Riccione Castrocaro di 2 anni fa. Castrocaro Riccione. Quindi mi hai bruciato, insomma, l'ultima domanda, non c'è una squadra che vorresti evitare a tutti i costi, insomma, perché alla fine... di fatto mi hai già risposto. Dovresti chiedere agli altri se preferiscono giocare con noi o vogliono evitare noi. Va bene, questa è una domanda che mi richiede un sondaggio abbastanza complicato in questo momento. Quindi. Esatto. Va benissimo. Allora, prima di chiudere questa parte, perché adesso dobbiamo passare al Rimini, però Francesco, so che c'è un'iniziativa molto interessante. Allora, insomma, siccome ho visto, ho seguito anche qualche piccolo spezzone di qualche tuo allenamento un paio di anni fa al Garden, diciamo così, so che ti occupi molto di tecnica e che curi molto questa parte per i ragazzi, ci vuoi raccontare un po' qualcosa? Sì, niente, diciamo che da quest'estate aprirò la mia scuola di tecnica individuale per giovani calciatori e anche per giocatori che si affacciano alla prima squadra, quindi diciamo che sto organizzando degli open day dove si potrà venire da me a fare un allenamento gratuito per vedere la metodologia d'allenamento. E poi successivamente da che età si parte, Francesco? Dai 5-6 anni fino insomma ai 15-16 e niente, questa è la locandina. Sì, facciamo vedere un po' più in alto, che così sì. Viene inquadrata, eccola qua. Diciamo che ci saranno una decina di giornate gratuite dove poter venire a provare il metodo sul campo. Ho deciso di fare una decina di giorni perché diciamo che verso fine maggio, inizio giugno ancora molte squadre giovanili sono impegnate nei tornei, quindi vorrei dare la possibilità a quante più persone di incastrare gli impegni. E successivamente organizzo 4 settimane di allenamento dove verrà fatto un allenamento al giorno di un'ora intensiva di tecnica e diciamo che questo progetto parte un pochettino dalla mia formazione
che ho avuto presso la strada dei campioni di Ivan Zauli, che è uno, insomma, Ivan Zauli è un maestro di tecnica molto rinomato in Italia. Ha creato appunto questa scuola per allenatori, per allenatori maestri di tecnica. In questo momento lui è stato anche ingaggiato, diciamo, dalla Juventus giovanile per cercare di crescere i campioni del domani. E diciamo che come teoria si sviluppa soprattutto sulle abilità tecniche individuali di ogni giocatore, prendendo spunto soprattutto dai settori giovanili più importanti di tutta Europa. Ecco, quindi diciamo che si va molto a guardare ciò che fanno in Olanda, in Germania, e si cerca di costruire il giocatore singolarmente piuttosto che allenandolo in maniera globale come facciamo da tanti anni qua in Italia. Quindi diciamo che è un metodo totalmente innovativo per noi italiani, e mi sto spendendo tanto per questa causa, perché credo che sia un pochettino il futuro, guardando anche, insomma, le differenze che ci sono quando in campo europeo le squadre italiane o comunque anche la nazionale non riesce a qualificarsi per i mondiali, non si riesce a... Non apriamo questo capitolo, Francesco, è un triste capitolo. Credo che questa formazione tecnica sia necessaria per il calcio di domani, e niente, quindi diciamo che aprirò io questa scuola qua. Informazioni? C'è una pagina Facebook? Sì, c'è una pagina Facebook. Lunardini Skills? Lunardiniskills.it, c'è il sito internet, c'è la pagina Facebook. Perfetto. E la pagina Instagram, quindi per avere tante informazioni consiglio di visitare. Benissimo, anche per prenotare, insomma, per prenotare sul numero di telefono, quindi questo diciamo che è un nuovo progetto che mi auguro nel tempo, magari non da subito, però nel tempo possa regalarmi tante soddisfazioni a me e anche a chi verrà, ecco. Benissimo, grazie. Un'altra cosa, grazie. Non hai detto che sul campo di sport. Sì, dopo qua troveranno tutte le informazioni. Sì, tutte le informazioni sulla pagina Facebook, esatto, il sito, esatto, o Instagram. Sì, sui campi e gli orari, ecco. Benissimo. Grazie ancora, grazie a tutti e tre, e in bocca al lupo ovviamente per, diciamo, questo finale vincente di campionato. Ci auguriamo, insomma, per chi ce l'avrà. Voi, insomma, ve lo siete un po' giocati, ma avete avuto, ci ha raccontato un po' la situazione. Però diciamo che è stata una buona annata. È stata una buona annata, sì. Però sì. Si poteva fare qualcosina in più, però non sempre le cose vanno come, certo, come si vuole. È complesso, è stato si accontenta anche, dai. Certo, senso. Bisogna anche accontentarsi anche di un'annata che comunque è positiva, perché sì, dopo sì, alla fine va vale le premesse non erano state buone, non erano partite, non era partito bene l'annata, quindi va bene così. Benissimo, poi direttore, poi vedremo come andranno questi playoff, siamo curiosi perché sicuramente saranno avvincenti. Un altro campionato molto bello a dire, no? Quello di promozione, fino di eccellenza, fine. Quello di terza, seconda, prima, li abbiamo visti tutti, ancora campionato brutto non l'abbiamo visto, quest'anno l'abbiamo affrontato. Fortunatamente è lottato fino alla fine, quindi tutti i campionati sono belli. Benissimo, appuntamento con te a Tiro lunedì prossimo, grazie ancora voi. Ai nostri ospiti, adesso la parte su Rimini e lì vedremo anche un po' di immagini, di festa, perché è tempo di festeggiamenti, insomma, ormai, però non si molla in campo, perché si è battuta anche la Correggese, tra poco.